funzione di paesaggio è mutata nel tempo, divenendo sempre più aperta e andando a comprendere una grande varietà di contesti territoriali. Allo stesso modo, negli ultimi decenni, anche il concetto di patrimonio culturale si è notevolmente ampliato ed è divenuto più complesso. Tradizionalmente, l'idea di patrimonio culturale si identifica con quella di bene d'eccellenza, come gli edifici monumentali, le opere della storia dell'arte, i centri storici, alcuni semi ambientali noti per la loro particolare bellezza e così via. Il valore di questi beni è riconosciuto da un sapere esperto, viene tutelato da apposite leggi e viene comunicato al pubblico attraverso istituzioni e media specifici, come i musei, le guide turistiche o i manuali di storia dell'arte. In accordo con questa idea di patrimonio, il compito di educare le giovani generazioni al patrimonio culturale viene in genere delegato nelle scuole agli insegnamenti di storia dell'arte e a occasionali visite a musei e monumenti. Negli anni è però cresciuta l'attenzione alle relazioni tra il patrimonio, il territorio e le diverse culture, come anche nei confronti delle espressioni immateriali del patrimonio, le tradizioni, i saperi artigianali, i dialetti. Le istituzioni europee ci invitano a porre attenzione anche a oggetti e contesti poco noti, il cui valore culturale è meno evidente, ma che possono comunque essere significativi per gruppi di cittadini, comunità locali o culture minoritarie. La conseguenza di questo orientamento è che possiamo trovare beni materiali o immateriali che hanno un valore culturale per insiemi di persone in qualsiasi luogo. Chiameremo questo tipo di patrimonio patrimonio diffuso o patrimonio di prossimità. Possiamo quindi definire il patrimonio culturale come un insieme di valori in continua trasformazione, legati ai territori e alle comunità. Ma che relazione c'è tra questo concetto di patrimonio e quello di paesaggio? Il paesaggio è legato all'interazione fisica e culturale tra popolazioni e territori e negli ultimi decenni questo concetto è diventato più aperto e inclusivo, andando a comprendere anche contesti ordinari, come i luoghi della nostra vita quotidiana, che possiamo definire paesaggi di prossimità. Essendo un insieme di elementi fisici e culturali, anche i paesaggi sono parte dell'eredità culturale che viene tramandata da una generazione a un'altra e possono quindi essere considerati parte del patrimonio culturale. Ma allora tutto è patrimonio? Come possiamo riconoscere e identificare il patrimonio? Chi si occuperà della sua descrizione, cura e comunicazione perché possa essere accessibile non solo fisicamente, ma anche culturalmente e socialmente e divenire così eredità comune?